Professor Giugni, cosa significa acqua corrente? Beh, acqua corrente è un tema molto ampio, perché acqua corrente può significare anche l'acqua della rete idrografica, diciamo. Qui stamattina stiamo parlando di acqua corrente in termini di filiera dell'acqua, quindi l'approvvigionamento, l'adduzione, la distribuzione idrica, quindi tutte quelle attività che ci consentono un'operazione apparentemente semplicissima, cioè quella di aprire il rubinetto a casa nostra e vedere sgorgare acqua in quantità e qualità adeguata, e che invece, come noi tecnici del settore sappiamo bene, è un'operazione che ha alle spalle un processo complicato e difficile da gestire. Lei sa, conosce la Basilicata, conosce il sistema idrografico e acquedottistico anche della Basilicata. Secondo lei quanto si può lavorare? Si possono fare molte cose. La Basilicata, da questo punto di vista, è una regione difficile, tra virgolette, nel senso che, essendo una regione orograficamente molto variata, diciamo, con dislivelli altimetrici molto elevati, è una regione in cui la risorsa idrica, l'approvvigionamento è molto distribuito e c'è una forte necessità di sollevamenti, come del resto è stato evidenziato, la relazione di Michele Vita metteva chiaramente in evidenza che i costi energetici incidono sul 30% del bilancio. Ora, la voce costi energetici dei gestori nell'ambito della gestione delle risorse idriche è una voce sempre significativa, ma insomma, il 30% è chiaro che è un valore elevato, ma che è perfettamente giustificato attesa la situazione. Poi c'è un aspetto legato anche come dire, alle pressioni in rete, che necessariamente sono molto elevate, nel senso che se io devo servire un abitato disposto a quote molto variabili dal punto di vista altimetrico, chiaramente il serbatoio lo metterò a una quota adeguata e quindi necessariamente avrò delle pressioni molto elevate sulle zone basse. Da questo punto di vista si può fare certamente molto, penso, nell'ambito di questo progetto di efficientamento sia funzionale che energetico.